anche voi là, sì, ok. Va bene, allora, io direi che possiamo iniziare. Ciao a tutti e benvenuti a Linux Day. Io mi chiamo Davide, sono un appassionato di informatica da quando avevo 12 anni. Sono un ingegnere informatico, la mia prima esperienza con Linux è stata nel 2006. Ho utilizzato Linux in dual boot con Windows per un paio di anni e poi nel 2012 ho effettuato la transizione completa. Quindi ormai io utilizzo solo più Linux, utilizzo Linux Mint per il tempo libero, per il lavoro, ho installato quasi tutti i componenti della mia famiglia, sul telefono più che posso e creo anche software open source e libere, quindi mi piace da matti. E mi piace anche Linux Day. Ho iniziato ormai 6 anni fa, ho fatto 2014, 15, 16, 17, parlando sempre di, chiamiamola, sicurezza informatica e soprattutto privacy, ma privacy vista dal punto tecnico, quindi chiamiamola riservatezza elettronica. Di che cosa parlerò invece quest'oggi? Quest'oggi farò una cosa completamente diversa. Parlerò di cloud privato. Cloud privato unisce queste due parole, una in inglese, una in italiano, possiamo dire in inglese private cloud e va bene lo stesso. Prima cosa dobbiamo capire che cosa vuol dire cloud, perché cloud in inglese vuol dire nuvola, e una nuvola non ha niente a che fare con l'informatica, e in quale significato, in quale accezione viene usato il termine privato. Partiamo dalla seconda parola, partiamo dal privato. Privato è più facile. In questo caso viene usato come proprio indipendente nostro, sotto il mio controllo e purtroppo, per fortuna, sotto la mia responsabilità. Se faccio qualcosa di sbagliato, ne pago io solo le conseguenze. Per parlare invece di cloud, per capire che cosa vuol dire il cloud, molti di voi lo sapranno, alcuni di voi probabilmente non lo sanno. Io ve lo spiego. Necessita di un maggiore approfondimento. Perché per capire che cos'è il cloud dobbiamo prima cosa capire che cos'è un server. Molti di voi lo sapranno, specie in questo posto dove sono tantissime innovazioni, il server è un elemento imprescindibile nell'informatica e specie nell'elaborazione distribuita. L'elaborazione distribuita può solo dire che ci sono due attori, uno da una parte e l'altro dall'altra, che non sono collegati allo stesso calcolatore, ma sono due calcolatori differenti e quindi devono colloquiare in qualche modo. La cosa, l'elaborazione distribuita più famosa è chiaramente internet, ma anche la vostra rete locale di casa piuttosto che dell'ufficio utilizza anche una lavorazione distribuita. Gli attori sono due, il client e il server. Il client è colui che chiede l'informazione. Se per esempio vogliamo andare su Google, scriviamo www.google.com, noi stiamo richiedendo un'informazione, cioè la pagina di Google. Noi siamo il client. E il server è la controparte, cioè colui, quell'entità che ha al proprio interno, possiede l'informazione e è ben contento di rilasciarla al client ogni volta che il client lo chiede. Chiaramente se non c'è il server, smette tutta di esistere la elaborazione distribuita. I server hanno avuto una grandissima espansione all'alba dell'internet moderno. L'alba dell'internet moderno in Italia sono stati gli anni 90. Nel 95, nel 96 internet è esploso, costava tantissimo, i computer costavano tantissimo, però c'era qualcuno che è stato così fortunato da poter accedere ad internet nel 95 o nel 96. Una volta creare un proprio server, o comunque anche un server di aziendale, anche di aziende molto molto grandi, era estremamente difficile. Difficile perché i componenti costavano tantissimo. Cioè un computer non costava 200 euro, facciamo finta, 400.000 lire, costavano milioni. Facciamo finta come se adesso un computer normale, un desktop costasse 5.000 euro.
Superman e non super macchina, quindi erano altri costi. E in più non esistevano, o meglio, stavano nascendo le soluzioni, che qui ho detto FLOSS, che sarebbe l'acronimo per dire Libre Open Source Software, cioè software libero e open source. Non c'erano, o se c'erano erano allo stadio estremamente embrionale e quindi non potevano essere usate da tutti, ma solo da magari chi l'aveva creata e dei loro amici. E in più era molto ma molto difficile, o diciamo meglio pericoloso, effettuare delle modifiche. E modifica che cosa? Alla configurazione del nostro server. Magari, che ne so, abbiamo messo un database, vogliamo provare un altro database, abbiamo messo un server web e vogliamo provare un altro, o vogliamo fare delle modifiche alla nostra applicazione. Tutte modifiche che ci possiamo fare al nostro server. Bisognava porre la stessa attenzione che uno può porre nel disinnescare una bomba. Perché se qualcosa andava storto, il server non funzionava più e tutti i servizi che erano agganciati a questo server all'interno avrebbero smesso di funzionare. E quindi se facciamo un errore, se abbiamo sbagliato perché l'abbiamo fatto, abbiamo tagliato il filo rosso invece del filo blu, niente, dobbiamo ripristinare il sistema a una configurazione sicuramente funzionante. Come si fa? Come si fa adesso? Formattiamo tutto, cancelliamo tutto e poi dopo ripristiniamo l'ultimo backup. E questa è la solita domanda. Lei fa il backup? E questa è la solita risposta. Oppure sì, io faccio, oppure no, la classica risposta è ma non l'avevi fatto tu. No. Avanti veloce, dal 95 spostiamoci al 2005. I computer costano molto di meno e in più avviene quella che si può chiamare la rivoluzione. La parola dell'anno è virtualizzazione. Nascono, un'altra parola che andava molto di poco in quell'anno, hypervisor. Una bellissima parola in inglese che ha copiato la parola hype, e quindi tutti quanti impazzivano per la virtualizzazione. E in più, diceva, anzi, era alla portata di tutti, la virtualizzazione dei sistemi operativi. In realtà non è nulla di nuovo, non c'è niente di nuovo. Virtualizzare vuol solo dire astrarre il livello più basso, che è il livello hardware, dalle funzioni utente, quindi metterci un qualcosa in mezzo dove, man mano che cambia l'hardware, la parte più bassa, le funzionalità più alte non devono cambiare. Quindi io posso, scritto un programma o usare un programma, sempre lo stesso, qualsiasi sia l'hardware, perché c'è questo strato che permette di virtualizzare. In soldoni si può finalmente eseguire Windows all'interno di Linux e viceversa, Linux all'interno di Windows. Io per lavoro sono un consulente informatico e il 100% dei miei clienti ha Windows e quindi ha la suite Office e quindi i documenti sono incompatibili con il programma che uso io, che è LibreOffice. Quando devo modificare un file di Access, che su LibreOffice è praticamente impossibile leggerlo, cosa faccio? Io ho virtualizzato un piccolo Windows 7 tranquillo lì dentro il mio Linux, lo faccio partire, lo uso, modifico il file che devo modificare e poi chiudo tutto, e mantengo sempre però il mio Linux Mint aperto e mantengo due sistemi indipendenti. Potrei anche giocarci su Windows, posso finalmente risolvere tutti i problemi e giocare ai giochi di Windows avendo un host, cioè il computer installato con Linux? Purtroppo no, perché visto che c'è questa virtualizzazione le prestazioni sono chiaramente minori perché c'è un overhead, quindi normalmente le prestazioni si abbassano del 30%, quindi non possiamo giocare subito. Diamo un'ottima definizione di hypervisor, che se volete vedere così informatica, hypervisor è il componente centrale e più importante di un sistema basato sulle macchine virtuali. In soldoni, l'hypervisor è quel componente che ci permette di virtualizzare. Ce ne sono i due tipi, tipo 1 e tipo 2. Il tipo 1 è l'hypervisor cosiddetto nativo, ovvero che viene installato direttamente sull'hardware. E che cosa fa? Permette di virtualizzare e basta, non fa nient'altro. Non l'abbiamo inventato noi negli anni 2000, cioè non l'abbiamo inventato
inventato le grandi macchine nel 2000, ma l'hanno inventato i tecnici dell'IBM nel 1960, negli anni 60, vero mainframe, quindi è una tecnologia vecchia come l'uomo sulla luna. Chiaramente non usiamo più gli hypervisor creati negli anni 60, ma utilizziamo gli hypervisor quelli moderni. Magari alcuni di voi hanno già sentito questi nomi, che ne so, Hyper-V, Microsoft, oppure VMware ESXi, o come si chiamava una volta, vSphere, che era molto più facile da dire. Xen è un hypervisor famosissimo e estremamente solido. Dopodiché ci sono gli hypervisor di tipo 2. Gli hypervisor di tipo 2 sono invece dei software. Non vanno direttamente sull'hardware, ma devono essere eseguiti con un normalissimo altro software. Quindi come può essere Firefox, come può essere Solitario, come può essere Canto Fiorito. E poi abbiamo anche l'hypervisor di tipo 2. Sono molto più famosi, molto più, diciamo, a livello dell'utente medio, medio alto, e sono VMware, Player, oppure VirtualBox, che è anche una versione open source, quindi che possiamo usare tranquillamente, oppure Parallels, per chi ha un computer. Vi ho detto che gli hypervisor sono di due tipi, tipo 1 e tipo 2. In realtà no, c'è un altro tipo, che però non si chiama tipo. Si chiamano gli hypervisor ibridi, che non sono né di tipo 1 e né di tipo 2. Il più famoso è KVM, per me il più usato, e permettono di trasformare il sistema operativo in un hypervisor di tipo 1. Cioè, per esempio, noi ci installiamo la nostra macchina Debian sul nostro computer. Possiamo abilitare il modulo del kernel KVM per far diventare questa esecuzione Debian un hypervisor di tipo 1. C'è un'azienda che l'ha fatto. E poi c'è anche Beehive per il sistema DSP, non il sistema Linux, ma per il DSP. Oppure possiamo evitare di virtualizzare tutto il sistema operativo, di isolare tutto il sistema operativo, ma possiamo isolare soltanto i processi. Il più delle volte non vogliamo eseguire un sistema operativo all'interno dell'arca, ma vogliamo soltanto eseguire un'applicazione all'interno dell'arca, in modo che se quell'applicazione lì si rompe, dà dei problemi e così via, tutto il resto è comunque isolato e salvo. E quindi perché dobbiamo andare a diventare matti e isolare tutto un sistema operativo quando possiamo isolare solo quell'applicazione lì e solo i processi? Questo lo si fa e si chiama non più macchina virtuale ma contenitore, container. La cosa, il vantaggio fantastico è che l'overhead è tremendamente ridotto, perché non dobbiamo virtualizzare un sacco di cose, ma solo i processi. Per cui passiamo da meno 30% a meno 5%, che non è niente male. La cosa brutta è che non possiamo, il kernel del sistema operativo rimane lo stesso. Non possiamo eseguire Linux all'interno di Windows, questo sì nel mio caso, perché adesso Windows è un po' cambiato. Windows all'interno di Linux e viceversa. Adesso la Microsoft ha cambiato completamente, quindi gli esempi che si usavano una volta non vogliono esserci. Quali sono questi container? Ce ne sono tantissimi. Il più comodo sicuramente è Docker. Docker, nato nel 2013, adesso è diventata un'azienda da non so quanti miliardi di dollari all'anno, una cosa incredibile. OpenVZ e LXC. Quindi cosa dobbiamo fare? Una volta che abbiamo capito che è possibile virtualizzare il sistema operativo e sappiamo che cos'è un hypervisor, uno tipo due, ibridi, sono i container, ok, abbiamo capito tutto. Cosa vogliamo fare? Possiamo prendere un server, possiamo installarci un hypervisor magari di tipo 1, quindi che deve soltanto gestire le macchine virtuali, e abbiamo finalmente un server virtualizzato. Cosa vuol dire? Che fisicamente abbiamo un'unica macchina, possiamo toccare un'unica macchina, ma logicamente abbiamo più server, come se avessimo tante macchine logiche, ma una sola macchina fisica.
e questo porta a degli enormi vantaggi. Chiaramente il primo vantaggio che non ho neanche scritto è il maggiore del costo. Non dobbiamo comprare 5 computer, ne dobbiamo comprare soltanto uno, magari un po' potente, ma chiaramente non costa mai come 5 volte quello che io perché ho appena comprato. Dopodiché le risorse sono maggiormente sfruttate. Nei server il processore sta fermo. Il server, per definizione, ha le informazioni, ma aspetta. Aspetta cosa? Che un client gli dica, senti, ho bisogno di quell'informazione, ecco, mi risveglio e ti do questa informazione. Tutto il resto del tempo il server sta fermo. Quindi, se riusciamo ad usare il processore per più servizi, c'è minore probabilità che questo processore stia più a dormire, stia più tranquillo, e quindi sfruttiamo maggiormente il processore. Possiamo effettuare dei backup e dei restore in modo facilitato, perché normalmente quando installiamo nel Firebase di tipo 1 c'è una piccola console di amministrazione che con un solo pulsante ci permette di fare il backup della macchina virtuale e restore, che sarebbe l'inverso, della macchina virtuale, quindi è tremendamente facile. E in più possiamo finalmente separare i nostri servizi, cioè le nostre applicazioni. Possiamo avere il database di qua, il server web dall'altra parte, il server Samba dall'altra parte ancora e così via. Se se ne rompe uno, tutto il resto funziona perfettamente, perché sono servizi indipendenti. Chiaramente abbiamo degli svantaggi, ma nulla è gratis. E quindi gli svantaggi sono che abbiamo minore prestazioni, perché abbiamo le macchine virtuali o i container, quindi c'è un po' di overhead, e in più abbiamo il problema dell'hardware. Se l'hardware si rompe, noi non perdiamo un server, perdiamo tutti i server. E questo sembra di trovare quando mai un server si rompe. Fidatevi che se vi serve quel servizio in quel momento lì, sicuramente si romperà l'alimentatore. A me è capitato nel 2013, mi pare, fortunatamente ero in ufficio, se uso l'alimentatore. Un po' nero, finito così. E cosa fai? Vai nel percorso di informatica, compro un altro alimentatore, smonti, rimonti e puoi ripartire. Tempo perso 2 ore, ma perché io ero lì, in ufficio, fossi stato a Cuneo, vai da Cuneo fino a Pinerolo a montare il suo alimentatore e poi funziona, cioè metti giorno per. In ogni caso, se magari compriamo un server con già 2 alimentatori, come normale uno di backup, non abbiamo più questo problema, e quindi riusciamo finalmente a risolvere tutti, ma la maggior parte, dei problemi dei server negli anni 90. E arriviamo al migliore dei mondi possibili. Dove finalmente riusciamo a capiamo che è un'utopia, perché c'è la monorotaia. Quando c'è una monorotaia, non so se ci avete mai fatto caso, quando c'è la monorotaia siamo sempre nel futuro migliore possibile. Siamo finalmente nel risolto i problemi, ci siamo. È vero o no? E in realtà la monorotaia qui non ce l'abbiamo ancora, e neanche nelle altre città evolute, quindi forse non siamo ancora nel mondo. Cosa è successo? In realtà c'è stato un vantaggio incredibile nella virtualizzazione, ma non ce ne siamo solo accorti noi, se ne sono accorte le aziende, quelle grosse, e non dico le aziende grosse in Italia, dico le aziende grosse con la G maiuscola, Apple, Microsoft, IBM, Dell, Amazon, loro se ne sono accorte e hanno detto aspetta un attimo, ferma tutto. Visto che noi abbiamo questi 15-10 miliardi di dollari che ci crescono, a chi non è mai capitato di avere 15 miliardi di dollari così? Allora, compriamo questo edificio e lo riempiamo di computer, va giù, riempi così, ma consumano, ma tu riempilo, non ti preoccupare, ma scaldano, riempilo anche di condizionatore, fallo, e poi virtualizzali. Vabbè, ho 1000 computer fisici, 5000 computer virtuali, non ne voglio di più, voglio arrivare a milioni, vai, ok, vai, crea queste server farm, questi edifici pieni di computer. E cosa ci fai con tutti questi computer qua? Li virtualizzi e offri un servizio agli esterni. Quindi offri un servizio come può essere Dropbox, come può essere Gmail, come può essere GitHub, e poi Google Cloud, gli Amazon Web Services, metà del web viaggia sui server Amazon. Perché sono in queste server qua. Nasce la nuova parola, il cloud. È una parola che negli anni 2010, chiamiamola così, Dell voleva registrare. Voleva dire che il cloud computing fosse stata una parola registrata da Dell, poi in realtà non l'ha fatto, quindi è una parola di uso comune.
nel momento in cui queste grandi aziende hanno speso i loro bei miliardini di dollari per fare questi server farm, si sono fermati lì, hanno fatto i loro servizi, ma questi servizi devono essere pubblicizzati. E non devono essere pubblicizzati agli smanettoni informatici come possiamo essere noi qui a Linux Day. Devono essere pubblicizzati alle persone che non sanno niente di computer, che normalmente sono quelle che hanno sempre più soldi. E quindi squinzagliano il loro pitch marketing, i loro venditori, vai e vendi. E quindi arrivano queste persone qua, tutte belle incravattate, con i loro super device di moda e dicono passa al cloud. Cos'è il cloud? Il cloud è la soluzione. Come la soluzione? Allora, iniziano a dire, ma perché devi gestire il tuo centro di correzione di dati? Devi pagare l'elettricità, i computer si rompono, poi li devi rendere freschi, poi devi pagare i sistemisti, che sono sempre persone vestite male, che ti rompono le scatole, quello che vuoi. Poi cosa fanno tutti i sistemisti? Licenziali, passi al cloud e risparmi un sacco di tempo. Ma perché devi comprare un server quando lo puoi buttare da me in cloud? Poi io sono Google, non è che ho i sistemisti brutti, ho i sistemisti belli, no, quando loro lavorano seriamente, quanti di uffici sono qui? Figura di computer come super. Perché devi installare un programma sul tuo computer e avere problemi con le dipendenze piuttosto che 64 bit e tutto bit quando lo puoi avere in cloud? E in backup? Tu non ti preoccupare, sono in cloud e tu sei tranquillo. Funziona questa cosa? Sì, funziona un sacco. Gli anni sono i primi anni del 2010, dal 2010 in avanti, io la parola cloud ho utilizzato forse alla fine del 2009 e già nel 2010 c'erano già le prime lauree dove la parola cloud c'era in tutte le tesi di laurea. Il cloud, come vi dicevo, è la soluzione ad ogni problema. Abbiamo finito. I costi si azzerano, il personale si azzerano, le funzionalità rimangono le stesse. Quando i venditori si trovano a dover rispondere a una domanda più tecnica, dicono, ma tecnicamente che cos'è il cloud? Ma il cloud è la soluzione. Sì, ma tecnicamente dove vanno questi cavoli dati? Vanno in un posto tecnico, nei server, fighi, e no, smetti, non mi rompere le scatole, compra sul cloud e finisci lì. Tanto il tuo capo, l'amministratore, ti paga. Tu sei solo un tecnico che non sa niente di come va il mondo, sei sempre lì. Il tuo computerino, lascia fare i grandi, i costi si riducono, il tuo capo è contento e magari non ti dice quindi zitto e va bene. E funziona veramente così, funziona veramente così. In più escono, io tra poco vi farò vedere un piccolo pezzo di un video informaticamente forse non così accurato, dove prova a dare la spiegazione del cloud. Non so quante di voi hanno avuto la possibilità di vedere questo fantastico film. No? Non l'avete mai visto? Non guardate. Non è informaticamente accurato, assolutamente. Vi faccio vedere nel momento in cui queste persone qui superano questo firewall. Ok, vediamo un po'. Superano il firewall, sono delle emoji, i cosiddetti che mettiamo nel cellulare, ed entrano nel cloud. No, non sanno ancora che cosa sia il cloud, tra poco lo vedremo. Sono già delle nuvolette attraverso il firewall, che è un tubo di fuoco, stanno bene, e delle altre nuvole, e dicono, ma dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? Questo è il cloud. Non sto scherzando, veramente. Non posso mettere l'audio, però dicono veramente, questo è il cloud, ma è bellissimo, è fantastico, c'è tutto, veramente, le cose che possiamo vedere. Questo è il cloud. Un bambino che guarda questo dice, ma il cloud è la cosa più bella del mondo, papi, comprami il cloud. No, non è. Oltre a questo fantastico film escono anche questi sticker, queste magliette che dicono la verità, che il cloud non c'è, non esiste, non c'è nessun cloud, è soltanto il computer di qualcun altro. Ma scusami, ma è venuto il venditore della computer, delle cose fighe, il device all'ultima moda, il di stare zitto. E il cloud è venuto da qualcun altro. Adesso mi porto, ho le pupille e le guardano direttamente il sole. Il cloud non esiste, è soltanto il computer all'interno di questo server farm. Noi non sappiamo neanche quale sia il server farm, è a Milano,
e a Francoforte e in Irlanda e in Spagna e in Cina non si sa, non lo possiamo sapere. Possiamo, possono dircelo, sì, dovrebbe essere qui, ma fisicamente non lo si sa, veramente non lo si sa. E quindi noi non abbiamo nessun controllo su questo dato. Dal 2013, o almeno nel mio caso dal 2013, c'è un po' più di consapevolezza nel fatto di non avere alcuna privacy. Ho fatto migliaia di, no, migliaia, ma 5 di un state dove parlo di privacy, dove dico che non c'è più la privacy in formato elettronico. E in più veniamo monetizzati in base ai nostri interessi. Ma grazie a cosa? Grazie ai dati che mettiamo. Perché non crediate che le mail, forse ve l'ha detto Valerio l'ora precedente, che le mail che noi mettiamo su Gmail, Gmail non le legga. Certo che le legge, lui si fa immediati grazie alle nostre mail. Ti capita a volte, cavolo, ho mandato una mail a quell'altro mio amico sul racuno delle vespe, e oggi pomeriggio mi sono arrivate le pubblicità mirate sui, sui ricambi delle vespe usate. Come mai è possibile tutto questo? Perché Google legge. Quindi abbiamo una volontà di staccarci dal cloud e di riprendere il controllo dei nostri dati. Ma questo non lo dico soltanto io o noi, che abbiamo gli smanettoni informatici, lo dicono anche le aziende. Questa cosa mi è capitata veramente, io normalmente, essendo consulente da più di 10 anni, ne ho viste di tutte e di tutte. E nell'azienda dove lavoro io siamo passati nel 2011 a Dropbox, perché era gratis. Faccio ok, gratis, fino a un certo punto poi bisognerà pagare. Nella seconda parte del mio capo non l'ha capita, solo capito è gratis. Poi siamo arrivati ad avere troppi dati e dopo diceva ehi, hai la tua parte, quella gratuita è finita, adesso ti tocca pagare. Mi è capito cazzatissimo, ma come pagare? Non avevo detto che era gratis. No, è gratis fino a un certo periodo. Vabbè, ma senti, passiamo a G Suite, quello di Google, che tanto è gratis pure quello. No, non è gratis pure quello, perché è gratis fino a, all'epoca, fino a 5 email e poi dopo bisognava pagare. Ma noi siamo in 6, quindi dobbiamo pagare. Vabbè, ma senti, tu che sei qua con il computer, poi quella, che se fai quelle cose lì, così che ti metti lì, ma senti, io sento parlare che sono i crack, non puoi essere, no, la foca. Le cose che permettono di usare il computer, senti, di usare il tuo cambio senza pagare. Mi hai craccato AutoCAD, craccami anche il cloud, che problema c'è? Non è così facile. Con questo non voglio dire che il cloud sia il male assoluto, non è il male assoluto, non è che dobbiamo diffidare assolutamente del cloud, assolutamente no. Perché in alcuni casi però può essere estremamente conveniente. Magari nel momento in cui abbiamo bisogno di tanto spazio, di tanta potenza di calcolo, non abbiamo la possibilità di farcela da noi. Perché magari siamo un'azienda che è nata da poco, una startup, e non abbiamo i fondi necessari per comprare i nostri server. Ma magari possiamo acquistare per 20 euro al mese, 100 euro al mese, i server da qualcun altro. Poi vediamo se la nostra idea funziona o non funziona. Se funziona avremo i soldi e poi potremo passare a un server interno. Chiaramente nel breve periodo riusciamo ad utilizzare, è vantaggioso utilizzare i servizi in cloud piuttosto che farseli in casa, nel breve periodo. Se vogliamo, superiamo normalmente i 2-3 anni, quando chiaramente noi ci siamo assurfati l'utilizzo del cloud, non diventa più vantaggioso. Le persone che hanno deciso quando far pagare questo servizio messi in netto annualmente si sono fatti i giusti calcoli in modo da renderlo non più vantaggioso appena dopo che ci siamo abituati a questo servizio. Come sempre, perché chiaramente sono pagati, sono i migliori mezzi. Se però siamo un'azienda fortemente innovativa, potrebbe essere utile. Peccato che qui siamo a Torino, qui siamo a Piemonte e purtroppo, purtroppo davvero, non ci sono aziende forti così tanto innovative. Le aziende che abbiamo qui in Piemonte o a Torino o anche in Italia, non è che dico che tanto qua siamo tanto migliori di noi, non sono queste dove abbiamo delle. Qua forse non si vedono, ma lì nella foto in alto a sinistra abbiamo delle sedie che non lo so, verranno quanto guadagno in un anno ogni sedia, così impressionante. Non abbiamo le persone tutte contente che ridono così. Sono più aziende così. Ci sta, sono foto di diritto e non lo faccio io queste foto.
Normalmente l'azienda standard piemontese non ha bisogno di un centro di elaborazione dati o chissà cosa, bisogna avere software di contabilità per fare le fatture, che normalmente viene usato da una signora che ha passato i 50 anni e che non capisce niente di computer. È così. Dopodiché bisogna di un contenitore di dati, un posto, magari condiviso, dove andare a salvare che cosa? I documenti di Word, i documenti di Excel, i progetti, se siamo un'azienda innovativa. Ho conosciuto un'azienda che fa progettazione CAD, che ha 15 persone, quando quindi CAD, ripeto, molto molto serio, e gli ho detto, ah ok, questo server, quale server? Ma ce l'avete in cloud? Quale server? Dicevo, ok, siete 15 persone, avete 10 progetti al giorno, per 15, dov'è il salvare i dati? Ma sì, lui dice, se mandiamo via mail, mica più nulla. Ok, e in più c'è bisogno di più indirizzi di posta elettronica. Questo bisogna di un'azienda standard. Niente di più. Se sono veramente innovativi, hanno un gestionale. Il gestionale che magari gestisce il magazzino, piuttosto che altre cose che ti servono per il lavoro. E in più, se poi andiamo spintissimi, hanno la gestione per i dati condivisi, come per esempio i calendari, per esempio i contatti, oppure magari che sono i corsi di formazione per la sicurezza o altre cose. Quasi veramente poche le aziende che ho conosciuto con queste necessità. Quindi non gli serve il cloud spinto, gli serve qualcosa di tranquillo, classico. I grandi della Silicon Valley non è che sono lì fermi, chiaramente hanno visto qual è il tessuto produttivo mondiale. Esistono anche queste aziendine piccoline. E cosa hanno detto? Ma aspetta un attimo, io ti faccio un pacchettino, magari te lo chiamo con un nome che tu già conosci, ti metto un numero che vuol dire tutto l'anno, per cui dicono, ma sì, scaricati Office 360, 5, però e ti danno tutto in cloud, ti danno lo spazio, ti danno le mail e ti danno la possibilità di gestire i file Word ed Excel, tutto senza installare niente sul proprio computer. E sa quanto costa? No, ti costa 6 euro al mese all'utente. 6 euro al mese, 9 se vuoi quello super plus. E in più la cosa che sta spopolando, dicono non c'è bisogno di alcuna competenza informatica. E questo purtroppo, specie in Italia, è una paese incredibile, perché purtroppo in Italia, non qui perché qua nessuno del computer fa paura, ma fuori da queste mura il computer spaventa, il computer fa paura, oddio chissà cosa succede se clicco qui, succede niente, ma si sbaglia. Nessuno di voi ha notato questa schedina piccola, non di voi l'ha notata? Sì. Forse voi in prima fila perché siete più vicini, quindi io. Questa schedina piccola dice soltanto che i dati che metterete sul cloud saranno analizzati costantemente e usati contro di voi, no, non contro di voi, per personalizzare gli annunci pubblicitari. Quindi non solo pagate, ma vi viene anche fornita la pubblicità mirata, come se pagaste due volte. Punto che l'utente si affida totalmente a questi servizi e quindi perde il controllo dei propri dati, perché i propri dati non sono più sui propri computer, come quell'azienda che fa cazzo, dove tutti lì che gli spazi di avere il computer, ma almeno sono nell'azienda, sono da qualche altra parte, dove ne perdiamo totalmente il controllo. In cambio che cosa abbiamo? In cambio abbiamo un'estrema facilità di configurazione, perché queste cose qua funzionano e funzionano davvero, e in più un costo più basso, inizialmente, perché se facciamo 6 euro all'utente al mese, quindi se facciamo finire che siamo 10 utenti, sono 60 euro al mese, facciamo per 5 anni, ce ne compriamo il server alla grande. Fortunatamente esiste l'alternativa. Fortunatamente esistono dei software liberi e open source che ormai sono più che rodati e sono talmente rodati, funzionano talmente bene che le grandi aziende della Silicon Valley, di cui vi ho parlato prima, usano questi software per creare questi servizi. Quindi scusami, perché dobbiamo passare dall'azienda quando possiamo installare direttamente un server, un software, visto che è open source e libero? Bypassiamo tutto. E in più ci costruiamo la nostra soluzione
all'avanguardia con le stesse tecnologie dei grandi, o comunque tecnologie compatibili. Qua ho scritto che non c'è bisogno di particolari competenze informatiche. Ok, l'ho detto un po' grossa forse stavolta, ok. No, dobbiamo avere un'attitudine da hacker. Dobbiamo essere un po' hacker. Purtroppo, cioè, per fortuna qua sono in day e tutti mi guardano tranquillamente. Se avessi fatto questa cosa qua solo se siete ingegneri, avremmo fatto tutti così. Hacker vuol dire questo, che ruba tutte le cose, si mette nelle banche, che fa le cose, è sempre sua, c'è sempre il cappuccio in testa e non si vede mai la sua faccia. No, hacker, come voi ben sapete, è questo. Una persona che spende tutta la sua vita per controllare, per capire il funzionamento di un certo meccanismo. E una volta capito, lo migliora. Questo è essere hacker. E stare svegli fino alle 4 di notte sul letto al computer, magari adesso guardo Netflix, non lo so, però magari no, sta programmando, sta cercando di capire qualcosa. Grazie alla filosofia open e alla virtualizzazione, non esistono più limiti. Riusciamo perfettamente a provare, a virtualizzare il nostro server e provare un software senza nessuna conseguenza. Perché se questo software non funziona, buttiamo giù la macchina virtuale e la ricarichiamo da zero. Tempo, 10 secondi, 15 secondi. Competenze informatiche, due clic. Spegni, no, tre clic. Ripristina, riaccendi. Davvero semplice. Magari alcuni di voi diranno, adesso mi costerà tantissimo comprare un server per mettere sul mio server personale, magari devo spendere 10.000 euro, 20.000 euro. Assolutamente no. Possiamo iniziare con un vecchio computer. 5 anni fa, 6 anni fa, un computer del 2010, al massimo gli aumentiamo la RAM al massimo disponibile, perché le macchine virtuali vogliono tanta RAM. Ma non serve una grandissima capacità lavorativa. Iniziato. Possiamo quindi comprare questo server o prendere un vecchio computer ed installare l'hypervisor di tipo 1, quello che abbiamo visto all'inizio. Quale? Qua abbiamo questi 4, in realtà non esistono solo questi 4, ce ne sono tantissimi, ma per le esigenze che possiamo avere noi, che nessuno di noi è il capo di un multinazionale della Silicon Valley, immagino, no? Ok. E quindi possiamo tranquillamente usare uno di questi. Questi qua hanno licenze libere o open source. XCPNG o SCPNG o New Generation, chiamiamolo come vogliamo noi, senza problemi. E la versione dello Xen, dell'hypervisor che abbiamo visto prima, completamente libera e senza limiti. Ce n'è un altro che è parzialmente libero e la versione gratuita ha dei limiti. Questa non ha limiti. È un software gestito da un'azienda, quindi dietro c'è un'azienda che però rilascia il suo codice con licenza libera, GPL versione 2, quindi tutto free software. Quindi questa azienda regala a tutti noi un software gratuito. E come fa a non fallire? Non fallisce perché ci vende un supporto tecnico a pagamento. Dalla serie non sei capace a fare niente, ma vuoi installarti lo stesso il tuo server con questo programma, ci chiami, viene con l'altro compenso, noi veniamo e ti aiutiamo nell'installazione. Un altro è Ovirt, sponsorizzato da Red Hat, quindi anche qui un'azienda che sta dietro, veramente è sempre così. L'engine viene sviluppato in Java, una cosa che io non ho mai visto, e gestisce macchine virtuali tramite KVM, quella hypervisor di tipo ibrido che abbiamo visto all'inizio. Licenza open source, infatti la licenza è Apache. Dopodiché abbiamo Smart OS, basato su OpenSolaris, quindi le vecchie vette, oddio, tutto ciò che aveva fatto la Sun all'epoca viene riportato tra con licenza libera. Sono cose super pro. La cosa bella di questo Hypervisor di tipo 1 è che è un sistema operativo live, quindi non deve essere installato. Voi lo caricate magari dalla rete, dalla pennetta USB, lui gira nella RAM e fa funzionare le macchine virtuali che sono invece sui dischi, le memorizzazioni di massa interne, i dischi oppure i dischi SSD, sia container con zones di SAN e sia macchine virtuali con KVM, sviluppato da un'azienda che purtroppo non è più SAN, SAN non esiste più, è rilasciato con un'altra licenza libera.
L'ultimo, Proxmox, è quello che io penso, che è quello che io uso da anni, è un sistema operativo di tipo 1 con all'interno KVM e il container LXC. Ha una console web-based, rilasciato con licenza AGPL, quindi software libero grandemente scritto, con un supporto tecnico a pagamento. Se non sapete come fare, chiedetelo, io sono anni e anni che lo uso e mi trovo molto bene. Vi faccio vedere, giusto così, alla veloce, le controparti a licenza mista, quindi un po' libero e un po' no, e quelle a licenza proprietaria, che le conosciamo, Microsoft Hyper-V, VMware e altro. Dopodiché, dobbiamo andare a creare le nostre macchine virtuali, o i nostri container. Come li facciamo? Beh, in due modi. Possiamo partire da una macchina pulita, noi scarichiamo Debian, scarichiamo qualsiasi altra distribuzione che ci viene in mente, Ubuntu, qualsiasi, e da lì creiamo, installiamo i nostri programmi, il nostro, che ne so, il nostro Apache, il nostro database, tutti i programmi di cui abbiamo bisogno, a mano, in modo personalizzato. Oppure possiamo scegliere una, quella che si chiama Virtual Appliance, già creata, cioè un sistema operativo con dentro tutto ciò di cui abbiamo bisogno già configurato. Abbiamo bisogno di un server Apache, nessun problema, scarichiamo la Virtual Appliance Apache. Ma dove si trovano queste Virtual Appliance? Si trovano un po' ovunque, vi dico le due, diciamo, le aziende più famose che rilasciano queste Virtual Appliance, chiaramente con software libero o open source. La prima, forse la più famosa, è Bitnami, che mi pare che da qualche mese è stata già assorbita da qualche multinazionale, mi pare, non ve lo do come certo. Ha tantissime virtual appliance, centinaia già create, quindi voi scegliete un programma, chiaramente libero open source, e sicuramente ci sarà la virtual appliance già configurata. E poi c'è Turkey Linux, che è quello che invece uso più io, sono più simpatico a dire. Perché ha meno virtual appliance, ma a quelle, diciamo, sono, mi piacciono di più, forse tanto perché sono le prime che io ho scaricato, sono legate al periodo di un Cosmos, quindi io evito direttamente di scaricarle poi senza installarle sul server. È una cosa che viene in automatico. Abbiamo ancora 5 minuti, poi ho visto che qua nessuno ha fatto delle domande, stranissimo perché gli altri date molte e tutti quanti alzavano la mano, quindi se avete delle domande da questo momento potete farle. Io comunque, per rompere il ghiaccio, vi parlo con la prima cosa, cioè della mia esperienza con questi software. Non parlo per subito dire, parlo per dopo averle provate da tantissimo tempo. Nel 2010 nasce un'azienda, un ente di formazione, sempre a Pinerolo, io sono originario di Pinerolo, quindi tutto lì. È un'altra informazione che deve condividere i dati tra il computer dell'amministrazione, le due diciamo, dipendenti, poi il computer del docente, visto che legge l'informazione, e il computer degli allievi. Sì. Allora io gli ho detto, vabbè, fai, vedete, questo dovete scambiare, file Excel, Word, ma sì, sono file, non c'è nessuna logica. Ovvero, compriamo un NAS, e siamo a posto, tanti dischi insieme, si in rete, tutto pronto. Vediamo quanto costa? 500 euro, 300 euro, lascia perdere, non abbiamo soldi. Ecco, quanto è il budget? Possiamo arrivare fino a 40 euro. 40 euro, incredibile. E quindi, via, cosa facciamo? Sacrifichiamo il computer del allievo, spendiamo l'intero budget in RAM. Quindi passiamo da 2 GB di RAM, 2010, a 6 GB di RAM e installiamo l'Hypervisor PTP1. Io all'epoca non avevo ancora visto la luce, quindi mi installo per un WebSphere, perché era quello gratis. Uno andava bene. Installo un file server basato su Samba di Turkey Linux e li faccio lavorare. Avanti veloce fino al 2013. Le cose possono andare bene e il budget aumenta fino a 1 miliardo di euro. Finalmente possiamo comprare un server vero e proprio, un server della Lenovo, piccolo, bruttino, però comunque un server fatto apposta. Vado ad installare Xen, funziona molto bene,
Due mesi dopo aggiorno il video della scheda madre e sento che non funziona più. E mo passo a Cosmos. Lo installo, funziona e mi trovo bene. E da lì inizio a creare un sacco di server virtuali. C'è sempre il mondo più sana e vado a creare anche un server virtuale Redmine che mi serve a me personalmente per la gestione dei miei progetti software. Ha dentro un repository GitHub e così via. No, scusate, Git. E così via, si va avanti. Nel 2019 a giugno i soldi sono tantissimi, wow, 2000 euro e vai. E quindi io proprio ho preso così, non so come fanno nei video dei rapper americani che prendono i soldi e fanno dare così la pioggia di soldi, mi pongo un server super vivo, se prendo 2 GB di RAM, che per me, per voi magari è poco, per me è tantissimo, ma partivo da 6. E li installo sempre Cosmos, mi trovo benissimo. E installo più un mapping virtuale, installo un server Apache per in modo che mi faccia un po' da carabiniere, tu vai qui, tu vai là con tutte le richieste, installo sempre il mio Redmine, installo finalmente Nextcloud, così quando il mio capo ha detto dobbiamo andare via da Dropbox perché costa troppo, va bene, passiamo a Nextcloud. Quanto è lo spazio? E vi dico quanto è il budget per comprare i dischi? Questo è lo spazio, e abbiamo tantissimo spazio. E in più vado a creare dei piccoli posti, piccoli server virtuali per le applicazioni web-based che vado a creare. E quindi quando devo creare un'applicazione nuova utilizzo questo server, l'attivo su, vedo se funziona e se funziona va bene, se invece non funziona l'attivo giù e così via. Tutto su questo server, che è diciamo un server quasi di produzione. Contando che i costi di questa soluzione sono stati irrisori, a parte 40 euro iniziali. 1000 euro dopo e 3000 euro saremo quindi a 4000 e 40 euro. 3000 e 40 euro in 9 anni. Se avessimo scelto una cosa del genere con una soluzione in cloud, avremmo pagato sicuramente. Domande? Non hai considerato quanto costa chi fa funzionare tutto? Bravissimo, non ho considerato quanto costo io chi fa funzionare tutto. Non costo tanto. Allora, io adesso dovrei vederlo. E la redditività 24 ore su 24. Ah, beh, ma quello non costa niente. Quello non costa niente perché purtroppo il fatto di avere l'informatica è sia il mio lavoro che la mia passione e quindi per me è un coach, perché se mi chiamano, guarda che sempre non vai, sono tutto contento, ma sì, andiamo a vedere come posso fare, se metto a posto in vacanza, mi ha chiamato il mio capo, sono andato quest'anno in vacanza al mare, mi ha chiamato il mio capo che io appena arrivato, sceso dalla macchina, vidi nella sabbia, il server non funziona più, smarco, collegamento SSH, lo vado a ripartire, funzionava di nuovo, ci ho messo quanto? Un quarto d'ora. Però comunque vi può capitare, è andata anche bene così, per me, non perché mi stava a casa, però. Altre domande? Questo che hai descritto è un root server con cazzo. Sì. C'è possibilità di avere dei root server remoti che hanno anche dei posti? Assolutamente. Conosci dei posti che diciamo. Allora. Purtroppo è solo la domanda per chiedere questa parte che magari non l'ho sentito. In questo caso il server che vi ho descritto io sono un server locale che ci mettiamo in casa noi, che sono nostri, li possiamo toccare. È possibile anche affittare la capacità lavorativa da dei provider cloud non così famosi per avere queste le stesse stack, la stessa tecnologia, ma non fisicamente da noi, perché magari non abbiamo lo spazio o la banda internet, ma al di fuori. Se ne conosco alcuni. Purtroppo no, cioè li conoscerei, ma adesso nel momento non mi viene in mente niente, solo che c'è uno di Milano che costa 40 euro al mese e dà 4 GB di RAM, una connessione incredibilmente veloce e come processore non mi ricordo cosa, però comunque io ci utilizzo i miei programmi. Però è un mio cliente che gli ha comprato lui questi server e non sono io, e quindi non mi ricordo come si chiama. Al prossimo Linux Day per perché non posso dire. Domanda? No. E Aruba ti può affittare Aruba ti può affittare, non lo sapevo, a partire dai 50 euro al mese in ok. Quindi Aruba è uno di questi, io Aruba non lo uso assolutamente, ma perché le cose che fa Aruba non le faccio, fortunatamente ho la possibilità di avere
di computer, il tempo e la voglia per mettermi a configurarlo e una connessione fibra, cioè fibra fino alla cabina, e poi comunque arriviamo quasi a 80-70 megabit al secondo e in upload 20 megabit al secondo, quindi per le cose che possiamo fare noi funziona benissimo. Un provider cloud come può essere può andare molto bene. Perfetto. Invece si può utilizzare un Raspberry Pi come server? Assolutamente sì. Io non l'ho mai utilizzato, consumo pochissimo, è lento lento, però consumo molto, cioè consumo molto poco. Bisogna vedere, io non sono un esperto di embedded, però bisogna controllare un attimo. Non è un esperto. Allora, io vi direi qua, se qualcuno vuole delle domande può sempre venire a... vicino a me, io vi ringrazio a tutti della vostra pazienza.